Buongiorno, siamo con il signor Edoardo Zanon, cofondatore e anche curatore del Museo Leonardo da Vinci a Milano. Siamo qui nel cuore della città, l'emblema non solo di Milano ma anche di Italia. Posso dire questo, mi permette se non certo. Detto. Ecco, vogliamo sapere perché nasce questa mostra? Perché è organizzata in questa maniera? Perché dobbiamo venire a visitare Leonardo da Vinci qui in cuore della città? Beh, innanzitutto perché è una mostra bellissima. A prescindere. A prescindere. E in realtà questa mostra nella nostra storia è un caso anomalo. Io insieme ai miei soci, Mario e Massimiliano, abbiamo fondato questa azienda più di 15 anni fa. E durante gli anni abbiamo sempre, tra virgolette, esportato i nostri studi, le nostre ricerche sui manoscritti di Leonardo, le nostre riproduzioni delle macchine per altri musei all'estero, ovvero affittavamo la mostra, i nostri contenuti ad altre istituzioni per mostre temporanee di 2, 3, 4 mesi. Questa di Milano, ti dicevo, è un caso particolare perché abbiamo aperto questi spazi che sono del comune di Milano, in Piazza della Scala, proprio dove si trova una statua di Leonardo da Vinci, molto famosa. Mi sembrava giusto. Proprio in un posto bellissimo, con un afflusso di gente straordinario, proprio in prossimità del Duomo. E dicevo, questa mostra doveva essere una mostra temporanea, come era il nostro schema di, diremo oggi, di business, di 2, 3, 4 mesi. Poi però i numeri qui a Milano sono sempre andati così bene che la mostra di proroga in proroga ha sempre prolungato il suo periodo. Adesso siamo arrivati a, non ricordo esattamente, 6 o 7 anni, comunque qualche anno, e stiamo per raggiungere a breve 1 milione di visitatori. Quindi la nostra visione non è più una mostra temporanea, a noi piace un po' chiamarlo il nostro museo qui a Milano, in Italia. Quindi è un emblema, come l'avevamo detto, ma anche un orgoglio veramente condivente per questo progetto. E siccome c'è tanta richiesta, a proposito che è partito da essere itinerante, c'è tanta richiesta di arrivare anche appunto sulla zona dei laghi, da noi a Lecco, perché vi vogliamo anche ospitare se ma è possibile. Noi, dove ci chiamano, noi andiamo più che volentieri. Adesso abbiamo in programma anche un'altra mostra probabilmente a Trento, abbiamo itinerato anche in Italia più di una volta. È chiaro che il grosso del lavoro è sempre stato fatto all'estero, però il fatto di essere finalmente qui in Italia, a Milano, per noi, come dicevi tu, è un grande orgoglio, una grande soddisfazione, soprattutto con questi numeri. Assolutamente, quindi noi lo prendiamo sul serio che vi aspettiamo nella zona Laghi, la Rubicomo, a Lecco specialmente. Bellissimo. Per avere la mostra di Leonardo da Vinci, lo prendiamo proprio come nuovo appuntamento, mettiamola così. E io partirei proprio di far capire ai nostri telespettatori qual è stato lo scopo di organizzare questa mostra, perché partiamo di intraprendere certi messaggi, abbiamo visto anche tantissimi oggetti che appunto Leonardo ha realizzato, no? Da questo punto di vista c'è un perché, c'è un messaggio? Sì, c'è un perché a cui noi siamo, io e Mario soprattutto, che siamo le persone che in azienda si occupano della ricostruzione di queste macchine che vedrete, è una cosa a cui teniamo molto. Il grande pubblico oggi, soprattutto in questo 2019, dove ricorre il 500° della morte di Leonardo, c'è un grande fervore intorno a questa figura, però c'è un grande anche problema, il grande pubblico conosce di Leonardo degli stereotipi sostanzialmente, una decina di macchine famose, stiamo parlando di grande pubblico, non di ambiente accademico. Conosce la bicicletta, il carro armato, il paracadute, sono una quantità di macchine che si possono contare sulle dita della mano. In realtà però la verità è un'altra, Leonardo ci ha lasciato migliaia e migliaia di pagine manoscritte, disperse un po' in tutto il mondo, in tutta Europa, a Milano, in Francia, in Inghilterra soprattutto, in Spagna, a Madrid. Cosa c'è? Queste pagine cosa contengono? Contengono una quantità di disegni e di progetti di Leonardo incredibile. E il nostro intento, con il nostro lavoro che dura da tanti anni e qui è rappresentato, diciamo, a Milano con un gran numero di macchine, è proprio quello di far conoscere al grande pubblico un Leonardo diverso, un Leonardo mai visto, che esula da quelle 10 macchine che tutti conoscono. Quindi la maggior parte delle riproduzioni che vedete in questa mostra sono riproduzioni inedite che fino a qualche anno fa nessuno conosceva. È una grande ingiustizia. Assolutamente, molto interessante questo.
ecco, so che ci sono comunque anche altre novità che non si sono mai viste, non solo in questa occasione della mostra, ma in generale non si sono mai viste, e vorrei andare nella stanza per far vedere al nostro pubblico di che cosa si tratta, quindi state con noi perché a breve continuiamo con la nostra intervista. Siamo nella seconda sala del museo Leonardo da Vinci, 3, giusto? Leonardo 3. Leonardo 3, grazie. Leonardo 3 è un nome che deriva dal fatto che quando abbiamo iniziato 20 anni fa che utilizzavamo prima di altri la tecnologia del tridimensionale, cioè abbiamo iniziato prima a costruire i modelli, a costruire modelli tridimensionali al computer digitale, e quindi è un 3 tecnico, diciamo. un 3D. Ci spiega, se ne direttore, perché ha scelto proprio di organizzare in questa maniera questa sala? C'è un messaggio? Allora, il messaggio, differentemente da un museo estero, qui a Milano abbiamo dovuto faticare un po' a lottare con lo spazio, perché come hai visto lo spazio non è gigantesco e quindi troviamo molte macchine in uno spazio molto piccolo, e non è stato facilissimo gestire questo spazio. Le sale del museo sono divise a tema, questa è la sala principale dove troviamo il numero di macchine più elevato, e nella parte alta, vedete, troviamo solo ricostruzioni di macchine volanti. E dopodiché nella parte bassa ci sono una parte di macchine civili, di macchine destinate al teatro e così via. A Milano, in questo spazio che si chiama le Sale del Re del Comune di Milano, vicino a Piazza della Scala, come abbiamo detto, era una sala destinata alle cerimonie, che è stata adibita in questi anni a questo uso museale. A noi servirebbe molto più spazio, chiaramente, però ci siamo adattati. Quindi spazio. Mandiamo questo messaggio ai responsabili, no? Comunali, che fanno un ottimo lavoro, e di darci più spazio. Triplicare lo spazio. Triplicare lo spazio, ottimo. Quindi abbiamo mandato anche un messaggio non politico, perché è un po' troppo. No, però... Questa iniziativa, no, noi siamo un'azienda privata, cioè chiaramente senza il sostegno del patrocinio del comune. E non avremmo mai potuto sostenere. Assolutamente, le cose si devono fare rispettando le normative, le regole, gli spazi giusti, visto che stiamo parlando del 3D da questo punto di vista. Quali sono i messaggi di Leonardo con ciascuna di queste capodopere? Io li definisco così, lei mi corregga se... Capolavoro. I messaggi sono tanti, ogni macchina richiederebbe ore e ore di spiegazioni. Senz'altro. E noi purtroppo non l'abbiamo, quindi semplifichiamo come possiamo. E questa macchina, ad esempio, è stata curata dal mio collega Mario, è una macchina è appariscente, però è molto più appariscente il contenuto che quello scritto. Lui l'ha battezzata macchina del tempo, perché sostanzialmente funzionava come una ruota. Questa ruota iniziava a girare nell'idea di un altro, e continuava a girare con un mondo proprio. In realtà è una cosa che molti scienziati hanno cercato di raggiungere durante la storia, però è una chimera scientifica. Si trattava di una macchina a moto perpetuo, ovvero l'idea di Leonardo era riempire queste cassette con un liquido, che qui non possiamo evidentemente usare, certo, per motivi di sicurezza. Veniva usato ad esempio nella storia antica tante volte il mercurio, perché il mercurio è un liquido particolarmente pesante, e quindi con i movimenti di questo liquido si possono generare grandissime forze, però chiaramente qui è anche tossico il mercurio, non si può usare, abbiamo dovuto rappresentarlo. Però qual era l'idea di Leonardo? L'idea di Leonardo era creare una ruota che, una volta avviata, iniziava a girare con un suo moto perpetuo e continuo. Queste cassette si potevano raggiunto un particolare punto, un particolare meccanismo, si rovesciavano tutto in un corpo, l'energia del mercurio si spostava, sbilanciando la ruota tutta da una parte. Quindi tutta questa ruota, teoricamente, se non ci fosse l'attrito, continuerebbe a girare in maniera autonoma. Cosa voleva dire questo?
una macchina che gira da sola, senza bisogno di un apporto di energia esterna come il carburante, poteva generare energia nuova. Quindi poteva essere utilizzata, ad esempio, nel progetto della città ideale per muovere una macchina, per creare del lavoro, che sarebbe stata un'energia infinita. Un'invenzione pazzesca che purtroppo i principi della termodinamica e della fisica ci dicono essere impossibili, però anche nell'altro c'è qualcosa. Assolutamente, ma non solo, tutti i suoi capolavori o le sue prove hanno aiutato comunque sia tutta la scienza, anche il momento, da questo punto di vista. Irina, questo che dici, Irina, giusto? Giusto. Questo a cui fai cenno è uno dei grandi temi su Leonardo che sarebbe bello raccontare alle persone. La domanda, se la tua domanda è qual è stato il contributo della scienza di Leonardo per la scienza futura, sì, è stato proprio questo. Io drammaticamente ti potrei dire, provocandoti un po', che è stato nullo, perché c'è stato un grande problema in Leonardo, purtroppo dopo c'è una seconda parte. Certo. Il grande problema di Leonardo è stato non essere riuscito a pubblicare nulla dei suoi studi. Leonardo studiava la natura attorno a sé, cercava di copiarla, inventava, migliorava le macchine che incontrava nella sua vita, ad esempio in un cantiere o una gru civile, poi la disegnava e la riprogettava perché funzionasse meglio. Il problema è che tutti questi suoi studi, questi suoi progetti sono rimasti intimi, non ha mai pubblicato un trattato da poter consegnare ai posteri, su cui i posteri potevano proseguire il lavoro. E questo è stato un grande peccato. È incredibile che Leonardo non abbia capito nella sua vita l'importanza della stampa, che in quel periodo erano dei periodi in cui già era abbastanza avanti, sì, da tutti i punti di vista, ma questa parte di lasciare un segno in eredità e forse la dimenticazione mancava. Però in alcuni ambiti che sono i più belli, che sono i più appassionati, come ad esempio quello del volo, Leonardo questa cosa qui la capisce, cioè capisce che lui oltre a fare deve anche comunicare, e proprio in alcuni manoscritti lui si racconta che proprio scrive con queste parole, scrivi per ricordare a se stesso, dividi il trattato del volo in quattro volumi. Probabilmente erano le sue coscienze, le sue maturità, o magari dei attimi che lui le ha avuto nella sua, ci sono, no? Delle opinioni che dicevano che esisteva anche una pazzia, no? Cioè il genio comunque certo. Sia porta verso esagerare, ingrandire e così avanti. Probabilmente aveva dei momenti più realistici per noi oggi, più degli altri. Però ti dicevo, la seconda parte della risposta, noi capiamo in questo esplorare Leonardo nelle migliaia di pagine ancora da studiare, abbiamo trovato spesso capita di trovare magari in piccoli disegni non appariscenti, non particolarmente curati, di trovare delle soluzioni tecniche, magari vedremo degli strumenti musicali o delle macchine volanti, trovare disegnate da Leonardo delle soluzioni tecniche che anticipano di 300 anni, di 3 o 4 secoli, soluzioni adottate poi nei secoli a venire. E questo è il punto, però sono sempre rimaste lì sulla sua scrivania e nella sua mente. Danno le opportunità. Ma comunque anche certi, errori. Dai, definiamoli così, un sì. Termine un po', certi errori almeno hanno aiutato parte degli scienziati di non andare avanti, di non andare anche loro a sviluppare certe angolazioni, no? Perché tanto sono visioni alla fine di ciascuno. Sì, alcune sono visioni, alcune più concrete, però sì. Può essere una teoria. Noi prendiamo un'altra piccola pausa, quindi restate qui con noi. In realtà non è cambiato tantissimo, diciamo che sulla parte della moda, no? Del fashion, come anche del design, anche tutt'oggi c'è questa prassi, se non portiamo niente, no? Verso il pubblico, piuttosto la stampa, finché non proviamo, no? Tutte i feedback e vediamo finché non siamo sicuri. Questi da una parte, poi per non essere rubata l'idea, giustamente. Come purtroppo succede nel mondo dell'arte, della moda, un po' su tutto oggi come oggi, di essere sempre copiati e non in meglio. Quindi vogliamo tirare fuori la qualità, no? Ma anche il pionerato di certi concetti come anche tecnologie.
Ho visto delle cose molto interessanti oggi nella vostra mostra e quello che mi ha colpito tantissimo è che veramente per tutti quanti, dai più vicini fino ai più grandi, evidentemente anche per i diversabili, ci sono delle soluzioni molto interessanti. Possiamo proseguire di vedere anche le sale dedicate un po' ai bambini. Ci occupiamo della sala dedicata anche per il bambino. Qui è stato reso un workshop, un'esperienza proprio tattile, giusto? Sì, per piccoli, ma posso farla anche per allora, questo in particolare si tratta di un ponte che Leonardo ha progettato sul foglio del codice atlantico, che Leonardo immaginava poter costruire al momento. Ovvero, se tu hai una truppa, un esercito, e devi guardare un fiume con dei mezzi e non puoi guardarlo, puoi costruire un ponte con dei mezzi di infortuna, ovvero degli alberi che sono sul posto, però dopo, se sei inseguito, supponiamo, da un esercito nemico, il ponte devi poterlo buttare via, cioè devi farlo sparire. Allora Leonardo ha disegnato questa forma di incastro. Adesso qui qualcuno l'ha già costruito, noi costruiamo sull'ultimo pezzo. Ovvero i legni, i tronchi d'albero messi nell'opportuno modo, da soli, creano una struttura che è autoportante. Quindi più pressione io, una volta costruita nella maniera giusta, e i ragazzi o i visitatori possono farlo, più pressione io pongo su questo ponte, più l'incastro lavora e diventa strutturale. Passo con le mie truppe, dopodiché se io distruggo, qui c'è il fiume che passa, se io distruggo il ponte, cioè lo faccio sciogliere. Abbiamo visto che ai bambini piace tanto, sì, questo. Fa un sacco di rumore. Fanno un sacco di rumore. E però il fiume porta via tutti i pezzi che quindi chi arriva non trova, deve conoscere questo modo. Questo modo, quindi li mettono nella condizione di informarsi, di leggere, di studiare. Se non hanno studiato rimangono. Non vanno avanti. Quindi lo studio è molto importante. Cioè. Ci aiuta a capire le cose, ma anche a svilupparci in modo migliore. La musica non è da essere chiamato altro che la sorella della pittura. Fantastico. Cosa ci abbiamo qui? Ci spieghi un attimo dove, come si chiama questa sala? Suppongo che c'è anda di musica, giusto? Sì, sala, angolo della musica, sala della musica. Sala della musica. Allora, bisogna considerare una cosa, che oggi non facciamo fatica a capire quanto musica e teatro fossero importanti al tempo di Leonardo nella vita di Corpo. Quindi oggi siamo circondati da intrattenimento costantemente, tutto il giorno, H24. Addirittura anche quando ci facciamo i selfie, no? Oggi... o le dirette Facebook, o non solo, giusto? Esatto. Al tempo di Leonardo però, ripeto, gli spettacoli teatrali, l'intrattenimento, la musica non erano arti di massima importanza e per Leonardo erano un'occasione incredibile, sostanzialmente un lavoro di una possibile commissione, infatti Leonardo progetta scenografie teatrali. Riguardo la musica, gli strumenti musicali, Leonardo si sforza di creare, ci consegna decine e decine di progetti di strumenti musicali e il suo tentativo qual è? È quello di creare, di provare a creare, perché è molto molto delicato, uno strumento innovativo e qualora ci fosse riuscito avrebbe creato, per lui sarebbe stato un successo incredibile, una produzione pazzesca. Il problema, c'è un grande problema però, perché lo strumento musicale, questo si fatica a capire oggi perché oggi abbiamo a disposizione tutti gli strumenti che vogliamo a un costo molto basso, se vogliamo, molto accessibile, cioè la musica oggi con gli strumenti sono accessibili sostanzialmente a chi. Grande vantaggio, è una grande, perché la
tantissimo e quindi detta da tantissimo tempo, e c'erano anche dei scienziati che appunto avevano bisogno, no, di questo, di musica, ispirazione. Ispirazione, assolutamente, musica da tutti i punti di vista, quindi dipende come, qual è stata la visione di Leonardo da Vinci secondo lei? Leonardo voleva anche per convenienza scuotare su tutta la musica, però ti dicevo, gli strumenti musicali sono macchine, se diciamo gli strumenti, sono macchine perfette, devono essere macchine perfette, perché se io progetto un nuovo genere di strumento musicale nuovo, che non ha nome, e lo do in mano al musicista, questo strumento deve funzionare, non è che può funzionare, ma ogni tanto funziona male, non si può usare bene, perché nessun musicista sarebbe mai d'accordo se presterebbe a utilizzare uno strumento imperfetto. Gli strumenti musicali, come le macchine da guerra, per esempio, devono essere macchine perfette. Quindi Leonardo si sforza, vediamo qua alle nostre spalle, di progettare decine e decine di strumenti musicali, però queste idee di Leonardo purtroppo presentano tantissimi caratteri innovativi, cioè ognuna di queste macchine ha dentro un'innovazione pazzesca. E tra l'altro li ritroviamo tutte oggi come oggi, magari in certe delle versioni un po' più perfezionate, certo, se lo vogliamo, però mi sembra di riconoscere un po' tutti gli strumenti. Ma ad esempio, quella sostiglia? Da un piano se lo vogliamo. Questo va. Un organo, sì. Quello sopra, chiaro, direi chiaro, in forma. Molti dicono una fisarmonica. Sì, anche, perché no? Ma io direi che proprio il piano, sì, rappresentato così, sembra un po' in un'altra posizione, però io lo vedo proprio a un piano. No, era un organetto in realtà. In realtà quello poteva essere indossato, aveva un imbrago che potrebbe tenere, potrebbe essere indossato e suonato durante la camminata in una festa di Adesso nella musica folkloristica etnica troviamo questo strumento, sì. È un po' modificato perché anche quello è abbastanza artigianale, se lo vogliamo, però si trova, si assolutamente trova. Sì, si trova. Il problema di tutti un po' di tutti questi strumenti è che il loro carattere innovativo, estremamente spinto, che proponeva Leonardo, comporta anche dei piccoli problemi, è il motivo per cui questi strumenti in questa forma non sono come ad esempio la clavichiola, perché questo strumento è uno strumento, non si vede bene, ma sopra c'è una tastiera che è del clavicello. Era uno strumento incredibile, perché anche questo doveva essere indossato da un compositore, che un musicista da solo poteva da solo produrre la musica in una festa di un fratello in 40 anni. L'idea, adesso non c'è un po' di spiegabilità, l'idea era stare, però era un produttore che produceva dei rumori, non era sempre perfettamente accordato, e questo ha fatto sì che questo strumento oggi non conosce anche per gli altri, quasi si ricordano di strumenti, ma questo strumento qua non è morto, è un'aura, se non è un strumento di modelli, è stato un'altra. Se l'avesse dominato, magari qualcuno dei secoli successivi avrebbe potuto sviluppare oggi, non lo so. Intanto questa mostra, posso fare innovativa, giusto qui a Milano, ma solo il corso è molto particolare quello che noi vediamo oggi a Leonardo III. Sì, nella mostra, è qui a Milano, e una delle 5 che abbiamo usato una copia della stessa, però alcune macchine, come ad esempio l'opera, sono un'esclusiva della città, quindi alcune macchine sono state solo qua. Quindi la ringraziamo innanzitutto per questa opportunità, questa novità che la portate qui a Milano, in Italia, che è un tema per italiani, cioè è sempre stato. Okay. Visione olfattiva, gamma con vermelino, interessante. Di avvicinare a questa ricostruzione, sì. E non so. Mi sembra che sei dentro proprio nel quadro, devo dire la verità. Ah, non ho letto che dovevo chiudere anche gli occhi, fa la differenza? Proveremo. Vediamo. Sì, fa la differenza, si intensifica. Proprio il profumo è un profumo molto forte di legno, no? Tendenzialmente è un
piacevole. Molto interessante, non penso di aver mai visto una esperienza, una visione olfattiva. Molto interessante, da dove nacque questa idea? Nasce da una collaborazione che abbiamo avuto qualche tempo fa e che avremmo voluto ampliare ad altri ambienti, più da laboratorio, più locali, più popolari, per creare un'esperienza, mentre guardiamo una macchina, creare un'esperienza più immersiva. Ad esempio, immagine di sentire gli odori di un laboratorio che non hanno, sarebbero diversi. Certamente. L'ermellino carnefice, no? Proprio questa rubrica di arte con stile, la mostra di Leonardo III. Mi stava raccontando prima una storia molto interessante di come utilizzavano i gioielli, se lo chiamiamo, no? Le dame alla corte, proprio no? Per mantenerlo. Sì, allora Cecilia nella vita di corte era una donna che si distingueva. Le cronache ci raccontano si distingueva per bellezza, per talento, per propensione verso l'arte e sostanzialmente anche per bellezza. E tutto questo ne aveva fatto innamorare Ludovico IX. E Cecilia era sostanzialmente l'amante di Ludovico IX, da cui ha avuto anche un figlio. Spesso però, sia quando si vedono i dipinti nobiliari, si ha questa immagine regale, pulita e sempre elegante, con stile, delle persone ritratte, però la vita di corte tante volte era diversa da quella che si vede attraverso il quadro. Era una vita, la stessa città di Milano non sempre era pulita come la possiamo immaginare oggi. Oggi ce ne mettiamo una città storica, in realtà come ti dice, più inquinata, in realtà lo standard delle nostre città, anche quelle messe in mano, aperto, diciamo, era in genere infinitamente più elevato di allora. Spesso i gioielli che indossavano le persone non erano gioielli estetici, ma erano supporti per degli aromi, dei profumi che potevano in qualche modo compensare altri aromi. Quindi l'immagine ti aiutava, no? A nascondere certi dettagli, certi difetti. Siamo a Milano, a Duomo, nella città della moda. A breve sarà anche la settimana della moda e ci prepariamo tutti con ansia per questo, non solo nel mondo della moda ma anche nell'arte c'è il suo tocco. E direi che la Mona Lisa, il dipinto di Mona Lisa, porta i colori innanzitutto ma anche tanto di stile della nuova tendenza, quella che c'era nel 2020. Qual è la tendenza? Ma direi che il quadro di Mona Lisa lo sta interpretando benissimo, perché queste sfumature dei colori, anche se il restauro, che se lei ce lo fa vedere, il restauro digitale rende l'idea, queste sfumature un po' di volto del verde, un po' di senape, ma anche i capelli, no? le dritte, anche questo sguardo un po' della donna molto all'avanguardia sarebbe proprio la tendenza del 2019-2020. Quindi la ringraziamo perché questo restauro digitale rende così bene l'idea di Leonardo da Vinci 500 anni fa. Molto interessante. Perché avete voluto fare questo restauro innanzitutto? Si vede che la sua versione originale è stata giocata nel tempo. Sì, il problema della Mona Lisa, che probabilmente è il quadro più famoso, il dipinto più famoso al mondo, è che... Però speriamo che è il più famoso al mondo, che è stato veramente utilizzato, come abbiamo iniziato anche prima, anche nella moda, quindi sì. È tutto utilizzato. Non so sinceramente dirti se a merito è il quadro più bello del mondo, ma certamente è il quadro più conosciuto e più famoso al mondo. Era dipinto su una tavola di legno, Leonardo non ha mai dipinto su tela, sempre su tavola di legno. Il problema della Mona Lisa è che se andiamo a vedere, a parte che possiamo vederlo per pochi secondi perché la gente è tantissima, lo possiamo vedere dietro un vetro, spesso qualche centimetro, quindi non con la luce, è molto piccolo, è molto più piccolo. È molto più piccolo. Non l'ha visto, è in realtà molto piccolo il quadro.
Allora noi qui il valore aggiunto, diciamo, di quello che si trova nella mostra è poterlo innanzitutto vedere restaurato, oppure anche l'originale non restaurato, poter navigare all'interno del dipinto. Si vede anche come si è deteriorato nel tempo. Certo. Ma soprattutto possiamo vedere, abbiamo immaginato come poteva apparire questo dipinto al tempo di Donato, quindi con i colori, e la stessa cosa l'abbiamo fatta con l'ultima cena o con la Dama Fiorentina. Cioè abbiamo restituito il look del dipinto come poteva essere al tempo di Donato. E chiaramente possiamo esplorare, guardare i panni, sono scomparse le crepe, i colori sono più vivi, non hanno perso la loro identità. Una cosa che al Louvre non si può fare. Non si può fare assolutamente, solo imitare il restyling e la moda sul serio, quindi anche nell'arte. Dei volti grotteschi Leonardo scriveva: delle cose grottesche non serve parlare perché si spiegano da sole. Cosa voleva dire questa cosa? Cosa vuol dire questa stanza innanzitutto? Leonardo innanzitutto voleva dire che il disegno spesso, tanto quasi sempre, secondo lui, parlava più di mille parole. Anzi, lo scrive proprio, sfida uno scrittore a descrivere con l'immediatezza di un disegno la sezione di un braccio anatomico in quel caso. Quindi dice, prova tu scrittore, anche con mille parole, a fare meglio del disegno. Proprio lo ci credeva nel linguaggio del disegno, che è una cosa bellissima, perché anche oggi il disegno è il linguaggio con cui possiamo parlare senza lingua. Se tu sei rumena, io sono italiano, lui è giapponese, con un disegno possiamo costruire qualcosa insieme, comunicare, anche se abbiamo bambini diversi. Quando parliamo di questo soggetto mi viene sempre in mente, senza volerlo, no? L'episodio di Parigi riguardo alla caricatura, no? E quello che il collega ha provato di fare, quindi si vede che non tutti capiscono molto bene il messaggio. Beh, bisogna essere come dire, competenti. Sì, bravi. Diciamo. No, in questa stanza in realtà è un gioco, perché abbiamo voluto dare vita ai personaggi che Leonardo disegna, sono disegni molto piccoli in realtà, e quindi crearli in tre dimensioni, quindi poterli vedere da angolature diverse. Per rendere l'idea. E a renderli anche vivi. Lui probabilmente, Leonardo, immaginalo a Milano nel 1500, nella Milano del 500, quindi non pulita come oggi, non, insomma, era una città, una metropoli già allora, quindi con anche non solo bella, ma anche con dei problemi. Quindi lui andava alla ricerca di questi personaggi caricaturali, li esagerava anche, e quindi gli abbiamo dato vita. Ma possiamo vederli non solo col tratto di Leonardo, in questo caso questa matita un po' rossa si chiama sanguigna, ma muovendo questo gioco, che possono fare gli visitatori, i bambini, possiamo renderli vivi e veri, cioè vederli con lo stesso appeal con cui li vedeva Leonardo. Quindi ha anticipato delle tecniche che appunto sono state utilizzate nel mondo della fotografia, della cinematografia, video tendenzialmente, per poi arrivare alle tecnologie di oggi come quella del 3D. Senza questo noi oggi, ha detto il signor direttore, che all'inizio in realtà Leonardo da Vinci è stata una mancanza, no? di comunicare, però alla fine lui ha comunicato e comunica anche tutt'oggi. Beh, certo, col disegno, soprattutto con molti disegni di Leonardo, ad esempio la Dama con l'ermellino, l'ultima cena, se li guardiamo attentamente, l'intento di Leonardo era proprio quello di creare non un ritratto immobile, ma creare una scena. È un dipinto che in realtà rappresenta una scena di qualche istante, non solo un momento. Quindi un linguaggio con la pittura, lui sì che ha comunicato molto, molto più che con i progetti delle macchine. E lì ha fatto esattamente quello che stai raccontando tu. Cioè ha creato un'innovazione nel campo della pittura, nel linguaggio del disegno. E mi ha fatto già curiosa, quindi Andrea, a visitare queste tecnologie. Siamo arrivati all'ultimo pezzo. L'ultima cena, la sala più importante, direi, giusto? No, la sala più importante è quella sul volo. E quello sul volo. No, ma è per quello che Leonardo da Vinci ha lasciato a noi, no? L'ultima cena, siccome viviamo nei tempi, no? In cui la parte religiosa, no? Il soggetto più. Anche per le guerre che ci sono, se le vogliamo, penso che il quadro di Leonardo da Vinci sulla prima cena è stato un dono per l'umanità, il mondo esponenziale. Sì, purtroppo è un
dipinto che ha avuto dei problemi di conservazione nell'arco del tempo, è stato soggetto a un bombardamento e quello che ci rimane oggi dell'ultima cena è probabilmente sul ricordo estetico di quello che è veramente una zona tecnica proprio contraria al risultato che abbiamo detto, cioè era quello di usare una tecnica con dei colori che avessero una brillantezza superiore all'affresco tradizionale, quindi un dipinto su un muro sostanzialmente, però un dipinto con un affresco. Il messaggio è qui, quindi quello, scusa, che vogliamo ripetere qua, un po' come la Mona Lisa, è dare la possibilità ai visitatori, che adesso ci racconta alcuni vengono qui alla mostra, pensando che qui ci sia la vera ultima cena. Quindi diciamo la vera ultima cena è a Santa Maria delle Grazie, sempre qui anche. Quello che abbiamo qui è una riproduzione, una ricostruzione dell'ultima cena con i colori, con la brillantezza dei colori, come immaginiamo la desiderasse Leonardo al suo tempo, quindi come potrebbe apparire il quadro appena finito. Quindi perché è meglio di venire al museo di Leonardo III per rendere l'idea, no? Appunto di quello che doveva essere l'originale, perché probabilmente l'originale andiamo a vedere, non lo so, solo una lingua di quello, esatto, che è rimasto. Una percentuale che è rimasta, esattamente la cosa. Poi sul messaggio religioso, che chiaramente è un simbolo religioso dipinto, però sul rapporto tra Leonardo e la religione ci sarebbe da parlare tantissimo. Infatti è un progetto questo dell'ultima cena curato non direttamente da me, ma da mio collega Manuel Tardelli, e lui durante le presentazioni che anche io vado ad ascoltare spesso conclude con questo aneddoto divertente e chiede al pubblico cosa manca nell'ultima cena. Se noi guardiamo l'ultima cena, non è l'unica rappresentazione quella di Leonardo, certo. Si è ispirato, come molti altri si sono ispirati, a quella di Leonardo da Leonardo. Però se guardate la differenza tra l'ultima cena e quella di Leonardo, è che queste persone che vediamo dipinte alle nostre spalle, manca qualcosa, manca, se tu lo guardi, tu non ne accorgi, ma quando ti dite che lo girare, mancano le aureole intorno alla testa. E quindi Leonardo ama rappresentare questi personaggi non come divinità, non come personaggi di chiesa, ma semplicemente come uomini. E questo è come persone, esattamente come persone, punto. E questo è il grande messaggio, poi ognuno fa quello che vuole. Assolutamente, quindi la conclusione, diciamo, di questa mostra, ma di quello che ha lasciato Leonardo da Vinci, che lui, noi siamo partiti dal fatto che lui purtroppo certe mancanze non ha lasciato tutti i suoi appunti, no? Non ha costruito per comunicare, per condividere, no? Questa cosa, ma in realtà erano veramente tantissimi messaggi, sì. Che sono alcuni sono arrivati. Alcuni sono arrivati, ma direi che sta interpretando, così come me la sta confermando, un messaggio non religioso, piuttosto solo arte o quello che l'hanno capito fino a un certo momento, ma stava riflettendo proprio la società anche di oggi, l'uomo tendenzialmente.